Buongiorno, oggi abbiamo un altro intervento esterno, è un intervento della dottoressa Silvia Gregorio, che appunto ci racconterà quello che vedete poi proiettato, un discorso di media planning e di pubblicità digitale. E quindi sarà una lezione, un intervento che racconterà innanzitutto il suo lavoro e poi vi racconterà un po' questo settore che è sicuramente tra i più interessanti e appetibili dal punto di vista delle professioni. Ho anche chiesto a Silvia, che è studentessa, ex studentessa, è laureata in questa facoltà, di raccontarvi brevemente quello che è stato il suo percorso, anche a testimonianza di mi laureo, che cosa faccio e quali sbocchi posso avere e quali percorsi posso intraprendere dopo per poi accedere al mondo del lavoro. Ciao, io non è che volevo parlare necessariamente in piedi, ma già mi hanno imposto di stare qua dietro, già devo parlare nel microfono, almeno non mi avvicino in faccia, non mi vedete solo dalla fronte in su. Allora, come da richiesta vi racconto quello che faccio adesso e come ci sono arrivata. In due parole, mi sono laureata all'Università di Pavia, ho seguito CIM e poi UCPM e nel percorso di studi ho fatto vari stage, nel senso che tutto quello che potevo fare l'ho fatto, ho provato il giornalismo, ho provato le PR, mi sono spostata su un'agenzia PR a Milano, anche grazie a Fabio, quindi mi ha passato il contatto al tempo. E da lì ho terminato il percorso di studi, mi sono laureata e ho fatto un master. Per me è stato fondamentale seguire un master, ho fatto un master al sole 24 ore e l'ho fatto nonostante i costi, nonostante allungasse il periodo di studi, perché indirizza direttamente nel mondo dell'azienda e quindi cambia totalmente la prospettiva da quella che è l'università e quindi un approccio puramente accademico a quello che invece è un approccio con professionisti che raccontano esperienze, che raccontano case history, che raccontano situazioni concrete di vita aziendale. Da lì sono finita in qualche modo nel mondo della pubblicità, un po' senza aspettarmelo, senza volerlo, nel senso che a me piacevano le PR, mi piacevano le pubbliche relazioni, mi piaceva l'idea di fare ufficio stampa, quindi di lavorare con i giornalisti. E invece ho avuto questa opportunità per una multinazionale americana che ha sede anche a Milano e sono finita a lavorare in MAC, che è un'agenzia del gruppo WPP, uno dei player più grandi del mercato pubblicitario al mondo. Ho lavorato lì per qualche mese, poi mi sono spostata nuovamente in un'altra agenzia. Si tratta di un mondo piccolo, molto molto piccolo, le agenzie sono 5, hanno tendenzialmente tutte sede a Milano, un paio hanno sede a Roma, una, due forse hanno sede a Verona, ma in realtà è tutto concentrato, tutto molto piccolo e se dobbiamo andare a fare a conti fatti ci conosciamo veramente tutti. Mi sono poi specializzata in tutto quello che è il mondo digitale, coerentemente con quello che è stato un po' il mio percorso di studio, un po' le mie passioni, ho cercato di indirizzare il mio percorso verso il digitale perché è il mondo più in evoluzione, cioè dove la televisione a livello di investimenti pubblicitari è in netto calo, invece il digitale è pesantemente in crescita. Di conseguenza credo anche di aver fatto un attimino la scelta giusta al tempo. Quindi adesso sono ferma in questa agenzia che si chiama OMD, del gruppo Omnicom, sempre player internazionale della pubblicità. Gestisco un piccolo pacchetto di clienti, perché al contrario di altre tipologie di agenzia, quello che si fa nel mio lavoro è affezionarsi ai clienti, lavorare con uno, due, tre clienti a seconda delle dimensioni e basta. Cioè si seguono questi in tutto il loro business. E io in questo momento seguo tre clienti, tutti e tre internazionali, Pepsi, gruppo PepsiCo, quindi gruppo bevande, Pepsi, Gatorade, Lipton Ice Tea, Tropicana, Patatine Lay's, che fanno tutte parte di questo gruppo. Seguo dall'altro lato un cliente che mi piace tantissimo del mondo toys, dei giocattoli, che si chiama Hasbro e che produce tutti i giochi in scatola che possano venirvi in mente, quindi Trivial Pursuit, Monopoli, Forza 4, piuttosto che My Little Pony per chi se lo ricorda, piuttosto che Furby e qualche in più neanche in cui rimetta di questo mercato. E ultimo cliente che seguo è il gruppo Swatch, quindi mi occupo di orologeria e di lusso, perché Swatch non è solo orologi colorati, ma ci sono N brand all'interno del gruppo, a partire da Hamilton, Longines, che sono di fascia media, fino a Blancpain, e Harry Winston, che giusto per intenderci è gioielliere della corona inglese. Quindi il mio lavoro, quello che consente di fare, è un pochino spaziare da clienti che hanno da mercati molto differenti. Poi chiaramente è tutto fortuna, tutto dipende
credo che questo lavoro lo facciano tanti clienti. In passato ho lavorato su clienti finanziari e vi assicuro che non era nemmeno un terzo divertente quanto è adesso. Il mio lavoro si chiama Media Planner. E cosa vuol dire? Cosa faccio nella vita? Compro spazi pubblicitari per conto di clienti. Quindi mi occupo di scegliere dove vanno gli spazi pubblicitari. Se vedete uno spot su Rai 1 piuttosto che su Canale 5, tendenzialmente ce l'ha messo qualcuno che fa il mio lavoro e ha negoziato i costi di questo spazio, l'ha acquistato, ha fatto tutta una serie di scelte strategiche su dove posizionarlo, perché posizionarlo in accordo con uno specifico cliente. Io mi occupo in particolare della parte online, quindi tutto quello che faccio è pianificare la presenza di video online, anche quei bellissimi video che vedete prima dei video di YouTube che sono particolarmente fastidiosi, che potete skippare di solito dopo 5 secondi. Questo genere di cose le pianifico io. Non mi odiate. Io lavoro all'interno di una struttura che si chiama Centromedia, quindi le aziende che fanno questo tipo di intermediazione tra cliente e acquisto di spazi pubblicitari si chiamano Centromedia, sono pochissimi, sono 6-7 quelli per cui che hanno dei grossi numeri, che hanno un volume di investimenti molto importante. Da un lato ci sono i clienti, per conto dei quali compriamo spazi, e dall'altro ci sono le concessionarie di pubblicità. Questo è l'esempio di Publitalia, una delle più grandi concessionarie di pubblicità, che si occupa di vendere lo spazio disponibile su editori, Canale 5, Italia 1, 4, tutto il pacchetto Mediaset, più tutta una suite di siti, ad esempio Giallo Zafferano, piuttosto che Pianeta Donna, tgcom.it, tutti questi siti fanno capo, e questi emittenti televisive fanno capo a Publitalia, che vende gli spazi e che quindi definisce delle politiche commerciali, dei listini, e si interfaccia direttamente con me per la compravendita e la gestione di questi spazi. Esistono poi in questo mercato altre agenzie che fanno delle altre cose. Sono agenzie più o meno piccole che fanno creatività, perché ecco, io non sono una creativa, io mi occupo di tutto quello che è l'aspetto economico della gestione pubblicitaria, non della creazione di quello che è lo spot televisivo piuttosto che del banner pubblicitario che potete vedere online. Qua ci sono le agenzie social, che sono particolarmente rilevanti oggi, ce ne sono tantissime, più piccole, medio, grandi, internazionali, locali. Sono agenzie che si occupano della gestione dei profili social dei clienti, tendenzialmente, di quello che è la gestione della pagina Facebook, quello che viene postato non è casuale, tendenzialmente viene postato sempre solo il martedì o solo il giovedì o in una cadenza regolare con un tema che è stato studiato, con dei filoni narrativi che dovrebbero essere stati studiati. E quindi queste piccole agenzie fanno questo. Diciamo che il mio lavoro è un po' al centro di facciamo da collettori. Mettiamo insieme il tutto e soprattutto gestiamo i conti. Quindi il mio lavoro è fatto di queste cose, è fatto di enormi file Excel con tantissimi numeri, con dei calendari, con l'acquisto dei singoli spazi per singoli giorni, ma è fatto anche di eventi, è fatto anche di situazioni particolari. Ad esempio per Transformers abbiamo creato un track che ha girato l'Europa e che ha consentito ai bambini di interagire con il mondo Transformers, da fotografie, ha avuto gli accessi alla realtà virtuale. Quindi diciamo che è un pochino trasversale, mi consente di vedere un pochino tutto. Ok, come preventivato qualche chart di numeri, ma solo per farvi capire di che ordine di grandezza stiamo parlando. Diciamo che dopo questo corso di laurea direi che siete più ferrati di me in materia, però tendenzialmente quello che è in crescita è il web, quello che è in calo è la carta stampata. Questo è l'andamento degli investimenti pubblicitari. Praticamente rispecchia esattamente quello che abbiamo detto un attimo fa. Crescita degli investimenti pubblicitari inspiegabilmente sulla radio, che continua a crescere negli ultimi anni, crisi, non crisi, cresce comunque. Il web e la fissione, tutto quello che è la fissione sul suolo pubblico, tutto quello che vedete quando girate per strada, anche questo è in forte crescita. In calo sempre carta stampata e cinema. Quindi la ripartizione però del mercato pubblicitario in termini di investimenti è questa. Non è banale notare che come il 50% degli investimenti è ancora tutto su televisione. Il resto se lo ripartiscono gli altri mezzi. E questo per darvi davvero l'ordine di grandezza di cui parlavo prima, sono 7 miliardi di euro di valore e gli inserzionisti che investono pesantemente durante l'anno investono anche 30 milioni di euro.
Quindi quando io lavoro una campagna pubblicitaria, una singola campagna, con un singolo soggetto creativo, se ho 50.000 euro a disposizione è pochissimo. Giusto per farvi capire cosa vuol dire, tendenzialmente si maneggiano 200.000-300.000 euro per i player medio-piccoli, 1 milione di euro per i player grandi, a singola campagna. Questo è solo per giustificarvi invece per quale motivo la televisione assorbe ancora il 50% degli investimenti, banalmente perché spendiamo 4 ore e mezza al giorno a guardare televisione. Più o meno il pubblico italiano questo fa, di conseguenza è abbastanza ovvio il motivo per cui qua ci dobbiamo focalizzare. E soprattutto questa è l'offerta televisiva, come è cambiata nel tempo. Nel 2009 avevamo a disposizione una decina di canali, e l'offerta è esponenzialmente cresciuta negli ultimi anni. Però, nonostante ciò, tempo speso della televisione è sempre molto molto alto, spostato dalla popolazione anziana in particolare. Però perde audience la televisione, quindi il numero di persone che la guarda è in calo netto. Perché? Allora, da un lato per la nascita di un fenomeno che si chiama OTT, che significa over the top content, quindi la tendenza sempre di più ad avere un contenuto di qualità altissima, ricercato, che è possibile fruire in qualsiasi momento della giornata, quindi per intenderci Netflix, Sky, tutti quei servizi che consentono di visualizzare contenuto HD tendenzialmente e di scaricarlo, visualizzarlo quando si vuole. Dall'altro lato c'è la fine della crisi, quindi come Leonardo DiCaprio che lancia soldi, in teoria stiamo meglio, passiamo meno tempo in casa, ci dedichiamo a passatempi che possono anche essere più costosi e la televisione in qualche modo viene abbandonata. Questo è un esempio di quello che vi dicevo prima. Questo è un episodio di Masterchef, l'andamento di un episodio di Masterchef, che in un anno, durante un episodio live, riesce a raggiungere 800.000 persone in un solo episodio. Però, se io aggiungo le persone che l'hanno guardato nel giorno, all'interno dell'intera giornata, quindi non live, ma nel giorno successivo, dobbiamo raggiungiamo circa 200.000 persone in più. E se io vado a vedere nella settimana successiva chi l'ha guardato, sono altre 150.000 persone in più. Quindi tendenzialmente la funzione della televisione non è più così lineare. Programma televisivo, audience di quel programma, netta, disponibile in quello specifico momento. No, l'audience di quel programma sarà accumulata nel periodo successivo. E questo è Masterchef, quindi qualcosa che tutti vogliono vedere live, che non vogliono vedere in maniera, cioè non vogliono essere spoilerati a proposito. Questa situazione cambia completamente se parliamo di una serie TV. La serie TV ha una visualizzazione non live più alta della visualizzazione live. Questi sono due dati relativi invece al mondo internet, quindi abbandoniamo la televisione, solo per dirvi che quello che è veramente in calo è tutta l'attivazione mobile, quindi tutti gli investimenti su quello che è il cellulare, piuttosto che il tablet, il PC sta un pochino abbandonato sia nell'utilizzo da parte delle persone, sia chiaramente nella pubblicità. Il digitale sui target giovani, quindi sulle persone che hanno tra i 18 e i 35 anni, ha già superato la televisione, quindi è in grado di raggiungere il 63% della popolazione giovane verso la televisione, che è in grado di raggiungerne solo il 59%. Cosa succede? Cosa sta succedendo adesso e cosa succederà domani? Alcuni trend. Allora, da un lato abbiamo già parlato di OTT, quindi di contenuto di qualità, dell'esplosione di tutti questi servizi come Netflix, Sky, Mediaset Premium, nonostante non funzioni granché, e ne altri servizi che consentono di visualizzare contenuto di alto livello. Poi a proposito di video e immagini ci sono degli altri trend, delle altre cose, in particolare il fatto che stiamo disimparando ad esprimerci, ma ci esprimiamo attraverso emoji, attraverso immagini. Un esempio lo è il fatto che le riteniamo particolarmente divertenti e al momento non c'è nessun film che mi venga in mente che sia stato lanciato senza lanciare anche un set di emoji criticato. E questo è successo per Minions, piuttosto che per il lancio del nuovo film di Universal Pets sono state lanciate le emoji, piuttosto che le gif animate. Però questo è uno dei modi, uno dei trend del mercato per cui tutti i clienti in questo momento ci stanno chiedendo: ma non posso fare delle emoji? No, sei fan di Intesa San Paolo, non puoi fare delle emoji. Un'altra cosa relativamente alle immagini, che è interessante da sapere, è il fatto che le stiamo rendendo acquistabili. Come?
Pinterest è possibile, non del tutto in Italia, però in arrivo, acquistare quello che si vede. Quindi, ad esempio, Max Mara potrà proporre degli outfit, un paio di modelli all'interno di un'immagine con degli outfit particolari, e sarà possibile dall'immagine acquistare direttamente, accedere a un e-commerce e comprare uno degli elementi di abbigliamento che troviamo nell'immagine stessa. Quindi, qualcosa che consente di monetizzare anche un mondo che non è monetizzabile, come Pinterest in questo momento. L'altro trend è relativo al concetto di autorevolezza. Una volta era probabilmente per la pubblicità, l'autorevolezza ce l'aveva Julia Roberts che sponsorizzava un profumo in televisione. Al momento l'autorevolezza ce l'hanno questi personaggi, la ragazza che vedete, per chi non la conoscesse, è Chiara Ferragni, quindi la più influente fashion blogger al momento. E tendenzialmente i brand pagano tantissimi soldi queste persone perché queste persone raccontino del loro brand oppure semplicemente perché lo indossino. Ma il mondo fashion, il mondo dei blogger è solo una parte di questo settore, ci sono poi gli youtubers, quindi tendenzialmente le coppie, chiamiamole comiche, io direi gli idioti su YouTube, funzionano tantissimo. I gamer sono dei personaggi che registrano i video su YouTube in cui giocano a videogiochi e vengono pagati, giusto per farvi un esempio, Ciccio Gamer 89 prende 10.000 euro a post per ogni post che sponsorizza per conto di un advertiser. E posso garantirvelo, nel senso che Electronic Arts sta lanciando FIFA 17 e FIFA 17 la sta lanciando pagando profumatamente tutti questi personaggi. Se voi fate un giro su YouTube ci sarà Favi J della situazione che ha i gamer per eccellenza, piuttosto che Ciccio Gamer 89, piuttosto che vari altri che parleranno di FIFA 17, non perché sono contenti di parlare di FIFA 17, ma perché sono stati profumatamente pagati. E lo stesso vale per tantissime aree. Abbiamo gli influencer che sono rilevanti per i bambini, abbiamo gli influencer che sono rilevanti per la moda, per gli eventi, ogni area tendenzialmente è coperta. Se vi piace pubblicare online, iniziate, veramente paga molto bene come lavoro, potreste non fare altro per il resto della vita. Un altro trend è quello che chiamiamo user generated content. Avrete visto che negli ultimi anni piace tantissimo ai brand, alle marche, chiedervi di fare delle cose. Quindi, non so, volete vincere un viaggio a New York, caricate su Instagram con hashtag tal dei tali una foto con il mio orologio e potrete vincere il viaggio. Ora, questo è un trend, ma lo è oggi, e in realtà è già in calo. È in calo perché le marche si sono accorte del fatto che affidare la propria immagine alle persone non sempre funziona. Spesso i brand vogliono curare la propria immagine di marca, dire alle persone caricate voi immagini con il mio orologio. Il rischio è molto alto, il rischio è che vengano caricate 4 immagini, di cui 3 con una risoluzione inaccettabile, piuttosto che alcune debbano essere bannate per contenuto non adeguato, piuttosto che tutti i problemi che possono generarsi in questo caso. Di conseguenza, un pochino si sta invertendo la tendenza. Qualcuno continua a farlo, ma tanti clienti, tanti personaggi iniziano a spostarsi sul è meglio se controllo io la mia comunicazione. Tu utente piuttosto ti chiedo di scrivere qualcosa, dai, ma di mandarmi un video lasciamo stare. Ultima cosa relativamente all'autorevolezza è la comunicazione social. La comunicazione social che ormai è stata esplosa in tutte le sue sfaccettature. È possibile fare pubblicità su Facebook, su Instagram, su Pinterest, su YouTube. E la caratteristica principale di questa tipologia di pubblicità è il fatto che non potete distinguerla dal contenuto non sponsorizzato. I formati rispecchiano esattamente quello che è la linea editoriale del sito. Quindi in sostanza quello che cambia è la scrittina sponsored sotto l'immagine, ma quanti ci fanno effettivamente caso? Passiamo avanti e un'altra delle tendenze un pochino più importanti del mercato è quella del passare dal digitale al territorio. E quindi nascono tutti questi servizi come gli Amazon Dash Button, che non so se qualcuno conosce, se qualcuno ha già utilizzato,
sono di recentissimo arrivo in Italia, sono dei fantastici bottoncini che Amazon mette a disposizione per gli acquisti frequenti. Quindi quello che vedete nella prima fotografia è il bottoncino di Tide, che si aggancia alla felicemente alla lavatrice, ogni volta che lo si schiaccia parte in automatico un ordine Amazon che viene deliverato a casa in un paio di giorni, senza passare dal sito, senza iscrivere la carta di credito, avendo già su un account Amazon già aperto. Immaginate, l'ha fatto Pampers, si attacca il bellissimo bottoncino al fasciatoio dei bambini, sono finiti i pannolini, clic, due giorni arriva una consegna Amazon. Piuttosto che l'ha fatto Gatorade per gli sportivi. Quindi, situazioni per cui cerchiamo di legare degli ordini digitali a delle situazioni fisiche. Sempre Amazon ha fatto anche il servizio Prime Now, non è disponibile in tutte le città ancora, solo in alcune, però tendenzialmente da un ordine Amazon online per alcuni dei prodotti è possibile ricevere consegne in un'ora e mezza. Quindi siamo passati da Prime, che consentiva di ridurre i tempi a due giorni, a Prime Now, ricevo adesso. Ho dimenticato di fare la spesa, mi faccio mandare i freschi da Amazon. Ultimo, la consegna cosiddetta green, tutti gli ordini online e tutte consegne in bicicletta. Non so come sia la situazione a Pavia, ma a Milano vi posso assicurare che la città è invasa da personaggi in bicicletta che sfrecciano consegnando cose. Ok, passiamo alle cose, agli elementi che sono veramente quelli che hanno l'occhio puntato del mercato pubblicitario oggi. Allora, il primo si chiama native advertising. Con native advertising andiamo ad intendere tutto quel contenuto pubblicitario che è in realtà vestito da contenuto editoriale. Se io ho un banner pubblicitario e gli utenti non mi guardano perché lo sanno già che cosa sono, mi vogliono scavalcare, mi vogliono evitare, io faccio un articolo e lo chiamo le 10 destinazioni del 2016 per le vacanze di Natale. Però in realtà sono EasyJet che sto comunicando che ho 10 nuove tratte aeree che vanno giusto in quelle 10 destinazioni. Quindi la necessità di camuffare il contenuto per produrre, per farsi vedere, per raccontare delle cose, però essendo pubblicità, avendo pagato per quella roba lì. Un'altra cosa è la messaggistica. Tutti noi ormai viviamo di applicazioni di messaggistica, le comunicazioni avvengono su queste. L'esempio che vedete nella seconda foto in questa slide è una lente di Snapchat. Anche le lenti di Snapchat possono essere customizzate e gestite a livello pubblicitario. Questo è il lancio di The Peanut Movie, ma ci sono mille altre lenti sponsorizzate che sono create dagli advertiser per creare una sorta di entertainment o di engagement col brand. Quindi le possibilità sono veramente infinite. E gli ultimi due trend, dato che sono un po' più tecnici, vi parlo dopo perché non mi dilungo qui. Ultima cosa, quando proprio ci si vuole far notare, si scelgono degli spazi enormi e si customizzano. Quindi questa è affissione, ma è affissione digitale. Quindi ad esempio, forse Adidas, mi sfugge chi, però un player del mercato sportivo, per la finale di Champions aveva preso questo spazio pubblicitario, esattamente questo, che è la Dalsam di Milano, e aveva fatto uno spogliatoio di uno stadio con gli armadietti dei singoli calciatori, erano interattivi, il giorno della finale di Champions si sono aperti, hanno rivelato il contenuto, quindi può diventare digitale anche questo. Ok, come promesso approfondiamo quei due punti che ho saltato e parliamo di realtà aumentata e realtà virtuale. Realtà aumentata, che cos'è? È la possibilità di inserire degli elementi virtuali nella nostra realtà, nel mondo reale. Come lo facciamo? Così, questo è Pokémon Go ed è una delle applicazioni più note di realtà aumentata in questo momento. Futile, probabilmente, digitale certo, però ha aggregato 5.000 persone a Chicago per un meeting. Di conseguenza diventa piuttosto tangibile come cosa, non è davvero solo digitale. Ci sono anche delle applicazioni più intelligenti, più legate ad esempio al turismo. In questo caso questa è una mappa che ha lanciato Milano di recente, Comune di Milano, Regione Lombardia. Scaricando quella sul cellulare si possono inquadrare delle aree di interesse a Milano, della città, perché chiaramente qui è un obiettivo promozionale. Ed è possibile, dall'inquadramento di una determinata area,
avere delle informazioni, tutto il video, link, piuttosto che prenotare spettacoli, comprare biglietti per mostre, piuttosto che chiamare un taxi. Quindi qualcosa che aggiunge degli elementi alla realtà che noi stiamo vedendo. Ad esempio, non mi ricordo esattamente quale attrazione, ma c'è un edificio, è l'unico che ho provato, lo ammetto. C'è un edificio che, se inquadrato, viene dal cellulare, è possibile vedere la struttura architettonica dell'edificio da fuori. Quindi compaiono delle linee che mostrano come l'edificio è costruito, quali sono i basamenti, quali sono le aree di interesse anche interne, tutto dall'app. Se invece parliamo di realtà virtuale, non parliamo più di un mondo all'interno, un mondo concreto, cioè del nostro all'interno del quale inseriamo elementi, ma parliamo di un mondo altro, di un'altra cosa. Questa, ad esempio, è la mostra di Miro Wallenbeck. Normalissima mostra, opere esposte, delle piccole aree in cui era possibile, con realtà virtuale, quindi con il bellissimo headset, il caschettino di Samsung Gear, si metteva in testa e si andava a fare una visita all'atelier di Miro a Palma di Mallorca. Quindi qualcosa che ci consente di essere veramente partecipi di una situazione, di un mondo che non è quello reale, non è il nostro. Poi, dal punto di vista, cioè possiamo dire che i grandi avanzamenti tecnologici sono sempre stati dati o dall'esercito o da quello che funziona. Quello che vende, che funziona. Quello che vende è il gioco. Di conseguenza, una delle applicazioni più importanti della realtà virtuale è il gaming, di nuovo. Quindi la possibilità di non avere più a che fare con un gioco dal quale con il quale si interagisce da fuori, con uno schermo a disintermediare, ma un gioco all'interno del quale si è fisicamente presenti. Questi giochi costano ancora tantissimo, ma PlayStation ha creato il suo headset di realtà virtuale collegabile alla console. Quindi anche questo, non banale, è un mercato che costa veramente, veramente tanti soldi. Chi vince in questo settore? Google, chiaramente. Google ha pensato bene di creare il suo headset di realtà virtuale, che si chiama Cardboard, nel caso non lo abbiate mai visto, non lo conosciate. Al contrario di quelli di Samsung, al contrario dell'Oculus di Facebook, al contrario di quello di Sony che vi ho mostrato prima, questo è di cartone, ci si inserisce il cellulare, ha delle bellissime lenti e costa $18, anziché 320-400 euro come gli altri headset. Quindi particolarmente smart, particolarmente carino. Volevo portarvene uno, ma poi Fabio mi ha detto quanti eravate, ho pensato di lasciar stare. Però tendenzialmente, applicazione scaricabile sul telefono, basica, semplicissima, headset da $18 acquistabile online, e si può fruire delle stesse cose che, di cui consente di fruire Samsung. Ok, una cosa un po' più tecnica, che non posso però non menzionare perché il mercato pubblicitario parla solo di questo nell'ultimo periodo. Questo fenomeno si chiama audience buying ed è il futuro della pubblicità. Tendenzialmente da cosa proviene? Dal concetto per cui la pubblicità digitale vuole parlare sempre di più a un pubblico specifico. Quindi non mi interessa parlare a chiunque, a chi vuole ascoltarmi, ma io produco assorbenti, io voglio che mi vedano le donne, voglio che mi vedano le donne in una determinata fascia di età. Le tredicenni probabilmente non mi interessano, le sessantenni nemmeno. Quindi, fino a ieri, quello che potevo fare se pubblicizzavo assorbenti era cercare di andare su Vanity Fair, su alfemminile.it, su pianetadonna.it, potevo andare a tentativi e dire immagino che su questo sito troverò una donna. Poi l'immaginazione relativa, perché in realtà ogni sito rilascia pubblicamente un profilo, quindi mi dice qual è la percentuale di donne, qual è la percentuale di uomini, qual è la percentuale di laureati, qual è la percentuale di amanti dello sport, quindi questi dati un po' ce li danno, però bisogna fidarsi. Invece quello che posso fare oggi, attraverso questa modalità di acquisto che si chiama audience buying, è non comprare un sito, ma comprare una donna tra i 18 e i 45 anni. Indipendentemente da dove si trova, io farò vedere il mio banner pubblicitario a questa donna. Come faccio? Non entrerò nel merito del meccanismo tecnologico, ma quello che vi posso dire è che sono due macchine. Chi compra pubblicità e chi vende pubblicità si parlano. Corriere della Sera di turno comunica
tramite una macchina. Scusate, io ho qua una donna che mi sta visitando ed è una donna che dalla mole di dati che io ho raccolto in precedenza so dirvi che è giovane, so dirvi che è appassionata di letteratura, so dirvi che ha visitato siti di teatro. Dall'altro lato risponde la macchina dell'advertiser che dice: ok, io ho questa pubblicità per quella donna, te la propongo al prezzo tal dei tali. L'altra macchina risponde e dice: perfetto, accetto questo prezzo, ti mando la pubblicità, e la donna viene esposta alla pubblicità. Questo processo però avviene nel giro di millesimi di secondo e questo è il motivo per cui la tecnologia in questo momento è il focus per tutti e questa tipologia di acquisto è il focus per tutti, perché immaginate le potenzialità. Io farò la pubblicità, erogherò la pubblicità della Scala solo su persone che sono andate alla Scala, che hanno comprato biglietti online per la Scala negli ultimi 6 mesi, piuttosto che persone che visitano siti di teatro, piuttosto che persone che sono andate su Ticket One e hanno cercato biglietti per spettacoli teatrali, piuttosto che persone che so che se lo possono permettere perché hanno comprato un orologio di lusso. Quindi le potenzialità sono veramente, veramente infinite. Ok, perché quando parlo di trend non parlo di wearable devices e quindi dello smartwatch della situazione piuttosto che dei Google Glasses? Perché non sono un trend, non ce ne sono così tanti. Apple Watch è stato un fallimento, nel senso che si aspettavano molte più vendite, insomma è stato comprato perché come tutto quello che Apple lancia la gente lo compra, ma non così tanto perché non è così utile. Quindi il futuro di tutti questi device indossabili è probabilmente nei device che servono a qualcosa, che qualcosa lo fanno. In particolare tutto quello che è legato all'area fitness, quindi monitoring delle funzioni vitali, monitoring delle performance, e dall'altro lato quel bellissimo orologino in fondo, che è un orologino che ha una funzione pazzesca. Serve per i diabetici ed è in grado di tenere sotto controllo il livello della glicemia e di fare puntualmente, in caso di emergenza, puntore di insulina. Quindi le applicazioni possono essere o il fitness, quindi l'uso futile di noi che andiamo a fare una corsetta e usiamo Runtastic, piuttosto che applicazioni all'ambito medico, all'ambito della salute. Questo ha senso, questo può vendere. Apple Watch, così come è pensato in questo momento, piuttosto che prodotti affini, così come pensate in questo momento, ancora non hanno mercato, non sufficiente perlomeno da giustificare quello che costa proporre degli item del genere. Quindi, quello che avrete dedotto fino adesso è che viviamo in un mondo che è fatto da questi 4 player e quindi la pubblicità lavora con questi 4 player che assorbono quasi la totalità degli investimenti. Nonostante Corriere.it costi tantissimo, cioè l'homepage di Corriere della Sera costi tantissimo, comunque assorbirà un decimo degli investimenti che si prenderà Facebook annualmente. Quindi questi sono i player che davvero regolamentano il nostro mercato. E passiamo a un'altra cosa particolarmente interessante, che è l'intelligenza artificiale. Ora, se io vi parlo di intelligenza artificiale, pensate dei robot, tendenzialmente. Anzi, c'è un bellissimo telefilm che sta sponsorizzando adesso Premium che si chiama Westworld, che se vi interessa in qualche modo la fantascienza è da vedere. Però l'intelligenza artificiale non è solamente quel genere di cose, non è solamente l'estremo, è anche qualcosa che abbiamo su tutti i nostri device cellulari, quindi sono gli assistenti vocali che possono fare più o meno cose. Cortana può fare poco nulla in questo momento, Google Now può dirmi quanto manca per andare a casa mia senza che io gliel'abbia chiesto, può dirmi dove ho posteggiato la macchina come ultima cosa, che è utilissimo, lo garantisco. Posso chiedere a Google Now delle cose e lui risponderà. Quindi tendenzialmente questa è già una prima forma di intelligenza artificiale. Ma ce ne sono delle altre. Avete mai sentito, mai provato ad usare dei bot? Bot sta per robot e sono disponibili, esistono queste cose. Si trovano su alcune applicazioni scaricabili, gratuite. Una si chiama Telegram, che è quella che è una chat di messaggistica normalissima, che però ospita anche i bot, quindi ospita questi algoritmi che sono in grado di rispondere alle nostre domande e di compiere delle azioni per noi.
più o meno complesse. I bot che ci sono su Telegram sono ancora molto molto semplici, però aspettiamo e stiamo a vedere. L'applicazione invece in giallo, che è ancora molto acerba e dubito che tante persone la conoscano, si chiama Google Allo ed è appena stata lanciata da Google. È anche qui un'applicazione di messaggistica come WhatsApp, ma all'interno ha un assistente. Ha un assistente a cui io posso chiedere di fare delle cose, tipo ciao Google, mi trovi per favore dei ristoranti nella mia zona dove andare a mangiare stasera? Lui incrocerà dei dati, andrà a cercare le recensioni di TripAdvisor ed eventualmente mi proporrà 3-4 ristoranti che, basandosi sul GPS, saprà che sono nella mia zona. Basandosi su TripAdvisor saprà che sono buoni e mi dirà, vedi tu, questi sono quelli che ti propongo. Piuttosto che posso chiedere di prenotarmi un taxi, posso chiedere di mandarmi settimanalmente il mio oroscopo. Quindi dalle cose futili alle cose un pochino più utili, si può chiedere a Google Allo di mandarci delle cose. Adesso sta lanciando un assistente di intelligenza artificiale come questo anche Messenger, Facebook Messenger. L'assistente si chiama M e sarà in grado di fare delle cose per noi. Quindi, ciao Em, ho bisogno di una notte in hotel. Ok, te lo prenoto. Questo potrà fare. La frontiera della pubblicità in questo senso, dov'è che si colloca la pubblicità? Immaginate lo scenario in cui sto parlando con una mia amica e stiamo dicendo che bello, ci piacerebbe andare a Barcellona il prossimo weekend. E qui si inserisce EasyJet, che dice, ragazze, ho una super offerta per voi, 50 euro andata e ritorno per Barcellona. E con un clic io potrò comprare un volo e mi sarà stato proposto un contenuto che è totalmente attinente a quello che io sto cercando in quel momento, senza che io l'abbia chiesto esplicitamente. Quindi questo è quello che l'advertising vorrebbe fare. Bisogna capire se si può, bisogna capire, cioè, si può tecnicamente, perché già si fa. Bisognerà dettare delle leggi di affollamento, soprattutto, perché se tutti gli inserzionisti iniziano a inserirsi nelle nostre conversazioni non parliamo più, non ci scriviamo più. Però in linea di massima questo è un pochino il futuro. Poi ci sono le intelligenze artificiali più complesse. IBM, player storico del mondo tecnologico, ha creato Watson. Watson è un computer che sa fare delle cose. In particolare sa mettere insieme dei dati, ma la particolarità è che sa mettere insieme quelli che si chiamano dati non strutturati. Ora, immaginate che io sia un HR e che debba assumere una persona per la mia azienda. Quello che potrò trovare online, anche con l'aiuto di un computer, sono le informazioni strutturate. Quindi nome, Stefano, cognome, Rossi, data di nascita, tal dei tali, altezza, piuttosto che passioni, perché le ho scritte su Facebook e quindi in qualche modo un computer le può andare a recuperare. Ma questi sono veramente pochi dati, sono il 20% dei dati totali. E io comunque da HR dovrò fare un colloquio e cercare di capire se questa persona per me va bene oppure no. Dall'altro lato, invece, Watson è in grado di raccogliere i dati non strutturati, quindi i nostri mood, i nostri interessi dalle conversazioni, il nostro comportamento dalle cose che visitiamo online, dalle cose che cerchiamo, dai programmi televisivi che guardiamo, fa abbastanza paura. Però è in grado di raccogliere tutte queste informazioni, di metterle insieme e di clusterizzarle, quindi di dirmi, guarda, ho questi tre profili, questo è perfetto per la tua azienda, questo pure, a te la scelta. Però l'avrà fatto non sulla base di dati alla portata di tutti, ma l'avrà fatto sulla base di ricerca e di raccolta di informazioni non clusterizzate da nessun altro. Quindi dal mio post Facebook, dal mio blog, dal mio commento alla mia vita, quindi da qualsiasi cosa. Ma quello che fa davvero paura è questo, c'è di nuovo lo zampino di Google, l'azienda si chiama DeepMind ed è un'azienda che è nata a Londra svariati anni fa, quando ancora l'intelligenza artificiale non era così nota, così rilevante. Google ha pensato bene di acquisire questa azienda e di iniziare a comprare questo algoritmo che si occupa di deep learning, quindi di apprendimento profondo. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che uno degli algoritmi di Google DeepMind ha battuto per 3 volte consecutive un giocatore di questo gioco che vedete rappresentato, che si chiama Go.
è un gioco che ha la logica degli scacchi, un pochino. L'obiettivo è quello di accerchiare l'avversario, è un gioco di logica, di intuito, di scienza, nel senso che il concetto è cercare di prevedere tutte le mosse, come per gli scacchi, prevedere le mosse dell'avversario e agire di conseguenza, immaginare tutti gli scenari possibili. Ok, voi direte, perfetto, a me il computer a solitario mi batte tutte le volte. Sì, ma voi non siete dei giocatori di solitario professionisti. Cioè, questo computer, grazie all'amplificazione della macchina, è in grado di prevedere davvero tutte le possibilità, è in grado di vincere a questo gioco. E questa non è una banalità. Come lo può fare? E questa è la cosa veramente terrificante. Lo può fare perché questo algoritmo impara da solo, impara dai propri errori, quindi quando sbaglia capisce che quella non è la strada giusta e ne prenderà un'altra, e ancora peggio, impara dai propri successi. Cioè capisce di aver fatto giusto e impara da questo. Questo è veramente, veramente assurdo se ci pensate, perché le macchine che tendenzialmente fanno qualcosa per noi lo fanno perché sono state preprogrammate. Invece questo algoritmo non è preprogrammato, non l'hanno inizialmente programmato, ma si è evoluto, ha imparato, ha aggiunto pezzi di informazione e fa delle cose che al suo inizio non faceva, non sapeva fare. Quindi, pazzesco dove si può arrivare. Chiaramente, lato pubblicitario qua non ci siamo ancora arrivati perché ancora non è niente di brevità, ma sicuramente Google ci sta provando tantissimo. Sta cercando di utilizzare questi algoritmi per migliorare le ricerche del suo motore di ricerca, per migliorare i risultati che è in grado di restituire, per lavorare su N dei suoi prodotti. Di conseguenza è veramente un mondo di possibilità. Ok, diciamo che con le novità un pochino abbiamo finito e quindi passo a non più cose futuristiche, ma cose attuali, cose che sono state fatte. E vi racconto in due parole dove si può fare pubblicità. Tendenzialmente dove volete, cellulare, desktop, tablet, un po' dove vogliamo, televisione, missione. Online si può fare pubblicità perfino su Tinder, applicazione di incontri. A quanto pare adesso è stata inserita la possibilità di creare un match. L'applicazione funziona in questo modo. Ogni persona può scegliere like o non like come su una sorta di catalogo rispetto alle altre persone. Quando due persone si mettono like reciprocamente, si apre la possibilità di contattarsi. Ok, adesso è possibile su Tinder creare un match non tra due persone, ma tra una persona e un brand. Quindi ad esempio Bud, una birra, metteva a disposizione la possibilità di creare un match con una specifica persona, da lì offriva degli sconti, offriva dei coupon, quindi qualcosa che gli utenti hanno trovato particolarmente divertente. Quando voglio scegliere che cosa pianificare, come lo faccio? Lo faccio partendo dagli obiettivi, tendenzialmente. Quindi lo faccio chiedendo al mio cliente che cosa vuole. Gli obiettivi possono essere divisi in due macro aree. Da un lato tutto quello che si chiama awareness, quindi generare immagine di brand, lavorare sull'immagine di brand, creare impatto, generare visibilità per il mio brand. Dall'altro lato c'è tutto quello che si chiama action, quindi far fare agli utenti delle cose, portarli sul mio sito a vedere un'offerta, fargli comprare un mio prodotto sul mio e-commerce, piuttosto che fargli commentare il mio post su Facebook o fargli mettere like sul mio post su Facebook. Quindi, sulla base di questi obiettivi, ci sono delle guideline precise e io posso andare a definire che cosa fare in merito. Quindi il mio obiettivo è awareness, ci sono esposizione di brand, impatto, ci sono delle cose che posso fare. Se il mio obiettivo invece è engagement sui social network, ci sono dei formati che sono preposti a questo obiettivo specifico. Quello che cambia è la misurazione. È molto complessa in ogni caso. Non vi racconto nel dettaglio come funziona perché è tutta basata su codici HTML, particolarmente complessa. Ma tendenzialmente io sono in grado di dire quante persone hanno visto il mio banner pubblicitario o il mio video online, quante ci hanno cliccato sopra, quante sono arrivate sul mio sito, quante da quel momento se ne sono andate perché non gli interessava e quante sono rimaste lì, quanti minuti ci sono state, quante sono arrivate al carrello, quante hanno comprato. Quindi per policy di cookie, quindi il fatto, quella cosa che vi compare su ogni sito quando navigate, che vi chiede accettate la cookie policy e voi dovete mettere ok, io
se per la causa di questi cookie policy non posso dire Mario Rossi ha fatto questo percorso, Mario Rossi ha cliccato il mio banner, Mario Rossi è andato sul mio sito, però posso dirvi che c'è una persona che tendenzialmente, di cui posso raccogliere dei dati, quindi c'è una persona che magari ha tra i 18 e i 20 anni, che è appassionata di calcio, che è uno studente, che ha visitato il mio sito, questo lo posso fare, non posso ricondurlo a informazioni sensibili come il nome, l'orientamento sessuale, piuttosto che tutto l'indirizzo, tutte quelle che sono le informazioni sensibili di una persona, però posso dire che c'è una persona e che so che ha delle caratteristiche. Ok, quindi partiamo con esempi, cose che sono state fatte. Chanel un paio di anni fa ha creato questo bellissimo cortometraggio, non è una cosa nuova perché Chanel lo fa tendenzialmente ogni 6 mesi, prende un regista di spicco, prende degli attori interessanti e fa dei cortometraggi della lunghezza di 3-4 minuti e li mette in risalto. All'interno di questo cortometraggio si vedevano tutti i prodotti Chanel, dagli orecchini, al profumo, gli abiti, tutto. Il punto è che questo cortometraggio dura 3 minuti. La pubblicità online, 15 secondi, 30 secondi al massimo. Ok, cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di comprarsi tutte le home page dei quotidiani nazionali, Corriere della Sera, Repubblica, Fatto Quotidiano, Vanity Fair, tutti i siti che raccolgono un altissimo numero di utenti, e hanno messo in alto in pagina su tutti questi siti il loro video da 3 minuti. Questo sarà costato tendenzialmente 70.000 euro a singolo sito per una giornata. Quindi i risultati però ci sono stati, tendenzialmente non c'è nessuno che quel giorno stesse navigando che non ha visto il cortometraggio di Chanel. Ok, questo spero che qualcuno di voi l'abbia visto, ma nel caso, per chi l'ha visto vale la pena rivederlo, per chi non l'ha visto guardatelo. È una case history di Coop che doveva lanciare un prodotto, ma non aveva tanti soldi, quindi non voleva lanciarlo in televisione, la televisione è molto molto costosa ancora. Voleva lanciarlo affidandosi a un testimonial, ma la Julia Roberts della situazione costava veramente troppo. Quindi cosa ha pensato? Ha pensato di prendere uno di quegli influencer della rete di cui parlavo prima, ha preso 2 youtuber e gli ha fatto fare una serie di video divertenti nel loro tone of voice, nel loro naturale modo di comunicare, non li ha snaturati, e ha chiesto di produrre delle cose, dei video che fossero divertenti per l'audience e che non parlassero direttamente del prodotto. Questi ragazzi hanno prodotto vari sketch per supportare una nuova linea di preservativi Coop che si chiama Pallo Protetto, e tendenzialmente hanno avuto un successo pazzesco, perché qual è il vantaggio di questi personaggi? È la possibilità di parlare ad un audience molto fedele. Loro hanno, così qua sono i The Jackal hanno una fan base, hanno una quantità di follower enorme su YouTube. Tendenzialmente cosa si fa? Il cliente dà un brief, un'indicazione, chiede a queste persone di fare qualcosa per un prodotto, li paga, bene, perché loro sono... queste persone vengono pagate sulla base di quanti follower hanno, sulla base di quanta audience hanno, e questi ne hanno veramente, veramente tanta. E il vantaggio qual è? Non è solo la produzione di un contenuto, perché probabilmente io brand un contenuto interessante in questo momento non ce l'ho, non ho soldi per produrlo, piuttosto che ho uno spot televisivo che ho messo online non funzionerebbe granché. Quindi gli faccio fare una cosa, ma loro la pubblicano sul loro canale. Il loro canale già di per sé ha 2 milioni, 3 milioni di follower che guarderanno questo contenuto, perché sono molto fedeli. Le persone che seguono su YouTube, è già accade la situazione, ogni volta che esce un video se lo guardano. Di conseguenza, questo è un buon utilizzo di un influencer della rete per creare un contenuto che non parli direttamente del prodotto, che sia rilevante, nel senso che di solito i The Jackal fanno sketch di questo tipo, li fanno così. Quindi questo è in linea con quello che loro solitamente fanno. Non hanno deluso i loro follower e hanno fatto qualcosa di figo per un brand. Pepsi Max, questa ve la faccio vedere perché l'ho fatta io l'anno scorso, quindi ci tengo. C'è un piccolo video che vi racconta quello che abbiamo fatto, però tendenzialmente ve la racconto in 2 parole. Pepsi doveva lanciare una nuova bevanda sul mercato e sappiamo che Pepsi ha un problema piuttosto grande che si chiama Coca-Cola in Italia. Nessuno beve Pepsi. Quindi volevano lanciare in questo caso Pepsi Max, che è il corrispettivo di Coca-Cola Zero,
senza zucchero, e l'hanno chiamata Max non a caso, proprio per contrastare lo zero di Coca-Cola. E bisognava lanciarla in Italia, come si è pensato di fare, una classica campagna, chiaramente andiamo in televisione, chiaramente andiamo sul web, chiaramente andiamo in affissione, però volevamo fare qualcosa di veramente, veramente figo. Quindi abbiamo creato House of Max, abbiamo inventato che stava arrivando questo Max a Milano, un fantomatico Max, che era un personaggio per come l'abbiamo dipinto. Abbiamo creato un mega evento, abbiamo chiamato questo evento House of Max, e abbiamo iniziato a invitare persone a casa di Max. Quindi abbiamo iniziato ad invitare influencer della rete, Chiara Ferragni della situazione è venuta a casa di Max, piuttosto che Valentina Ferragni, perché a quanto pare quando Chiara si sposta con sorella, che è fashion blogger anche lei, amica che è fashion blogger anche lei, piuttosto che Mariana Di Vaio, tutti questi influencer fashion della rete li abbiamo invitati. E sono tutti venuti a questo party. Abbiamo poi invitato anche persone normali, ma nessuno sapeva che era un party, la location era segreta, e quindi tendenzialmente nelle settimane precedenti l'evento c'erano persone che mi chiedevano: ma mi pensi questa roba? Che cos'è? Che evento è? Qualcosa di Facebook? Tendenzialmente si era creato del rumor attorno alla possibilità di crearvi e andare a vedere questa House of Max. L'abbiamo creata fisicamente, quindi abbiamo preso uno dei locali più quotati a Milano in quel momento, che è il Fabric. Abbiamo arredato l'interno dell'evento come fosse una casa, quindi c'era la cucina con i frigoriferi, chiaramente con della Pepsi dentro, c'erano anche cocktail a base di Pepsi, perché non potevamo pretendere di offrire solo Pepsi alle persone della serata. C'era l'area letto, l'area camera da letto con la console e il DJ, c'era il salotto con il biliardino, proprio tutto arredato a tema. Abbiamo invitato poi una serie di persone che si sono potute iscrivere da un portale dedicato, e durante l'evento abbiamo filmato tutto, abbiamo fatto succedere delle cose particolari, tipo nel momento in cui un ragazzo apriva un frigorifero per prendersi una bibita, ne usciva un uomo nudo congelato, piuttosto che da un altro si apriva il frigorifero e ne usciva un grosso polare, che poi facevano qualche sketch, oppure durante l'evento dei vecchietti, quello che sembravano delle donne delle pulizie, si sono inseriti all'interno dell'evento per pulire la terra, e si sono improvvisati, hanno litigato, chiaramente erano tutti attori, hanno finto di litigare con le persone in loco e hanno avviato una battaglia di breakdance durante l'evento. Poi abbiamo fatto spuntare Fedez a metà evento, che ha fatto una performance live di 5-6 canzoni. Quindi abbiamo cercato di fare le cose in grande, abbiamo filmato tutto e i video dell'evento sono poi stati mandati online e mostrati a quanti più utenti possibile. Ok, quindi sostanzialmente all'evento sono state esposte, perché hanno partecipato, 2.000-2.500 persone, non di più, ma hanno visto questi video 9 milioni di persone, perché poi li abbiamo amplificato. Questo ti permette di fare che cosa? Di migliorare il costo per singolo contatto che fai, il costo per singola persona che raggiungi. Chiaramente il costo di un evento è altissimo, è spropositato. Prendendo quello che hai fatto durante l'evento e mostrandolo a tutti, ottimizzi il costo tantissimo. Questa magari ve la lascio, nel senso che manca un quarto d'ora alla fine della lezione, vi lascerei spazio piuttosto se qualcuno vuole chiedere qualcosa e a dubbi. Vi dico semplicemente che cos'è. È una campagna di Montblanc che ha pensato di supportare i suoi prodotti svecchiandoli. Aveva un'immagine piuttosto vecchia, comunque Montblanc fa penne, fa orologi, voleva raccontare l'anniversario della nascita del cronografo e ha pensato di farlo facendo produrre dei video di altissima qualità, dei video bellissimi oggettivamente, che non raccontano i prodotti ma raccontano e valorizzano il momento, quindi one moment, ogni momento è bello, ogni momento è fighissimo, e questi sono video con immagini di qualità pazzesche, cioè piccoli scorci di alba, piuttosto che dettagli, un fazzoletto portato via dal vento, una lampadina che scoppietta e si spegne, quindi tutti dettagli, momenti, e poi ha creato un portale e ha chiesto agli utenti di caricare i loro momenti. Ok, direi che le ultime cose le lascio. Solo una curiosità su questa, dai, che è invece una campagna con obiettivo performance, è stata una piccola campagna per il lancio di Audible, che è il servizio di audiolibri di Amazon, quindi i libri che si possono ascoltare. Bisognava lanciarlo sul mercato italiano, questo 6 mesi fa, servizio totalmente sconosciuto, mercato non favorevole né ai libri né agli audiolibri, perché purtroppo in Italia è ancora un po' così. Abbiamo proposto questi banner dinamici
Ad ogni persona veniva proposto il banner per lei. Quindi, se qualcuno stava cercando corsi di inglese online, probabilmente ti compariva Audible, che si componeva, cioè questo banner si componeva di queste varie parti a seconda della necessità. Quindi, a uno che stava cercando un corso di inglese comparirà ascolta libri in inglese per impararlo. A qualcuno che invece è interessato di calcio comparirà un banner che dice vuoi leggerti la biografia di Zanetti? Lo puoi fare con Audible. Quindi dei banner che si componevano automaticamente con una gestione tecnologica piuttosto importante sulla base di quello che l'utente stava cercando o di quali erano le sue preferenze, tutto per vendere questi abbonamenti a Audible. E ha funzionato, non posso darvi i numeri, nel senso che è ancora live questa campagna, magari la cliccate, però sta funzionando piuttosto bene in termini di costi. E basta, questi erano tutto due highlight di quello che serve se vi piace l'idea di fare questo lavoro e di intraprenderlo in futuro. Quindi direi che il primo punto ce l'avete, una laurea in comunicazione, laurea in comunicazione o economia o affini. Serve un po' di precisione perché comunque si ha a che fare con dei file Excel, si ha a che fare con dei numeri, si ha a che fare con tanti soldi. Serve un po' di capacità di PR, di gestire le relazioni, perché comunque la compravendita degli spazi avviene con persone, quindi tendenzialmente un po' di capacità di gestire relazioni interpersonali, di portarle avanti, di mantenere buoni rapporti con tutti. Public speaking, perché ci sono presentazioni su presentazioni, questi progetti che avete visto bisogna venderli ai clienti perché loro accettino di farli, perché costano tanto, quindi bisogna presentarli in un certo modo. E ultimo l'inglese, perché queste le agenzie media sono solo internazionali. I piccoli player nascono e muoiono, ma i player che sopravvivono a lungo sono internazionali, quindi un po' di inglese fa sempre bene. Ringraziamo Silvia e Gregorio per la lezione di oggi, per gli argomenti che hai toccato e per le prospettive anche future che ci hai portato anche nel futuro, per cui grazie del tuo intervento.